Arezzo si appresta alle elezioni amministrative, ci sarà un nuovo sindaco, questa sera un incontro con il candidato, le priorità per Arezzo, questo è il titolo. Certo, noi siamo convinti di fare una cosa molto utile per la comunità aretina, ovviamente la gestiremo noi interamente, quello che a noi interessa, a prescindere da come la si pensa, è che i cinque che siederanno lì, di sicuro uno di loro farà il sindaco di questa città, e abbiamo semplicemente da porgli alcune domande e anche qualche impegno, perché Arezzo veramente vive una condizione assolutamente difficile. Cinque anni di crisi hanno comunque in un modo o nell'altro fatto pagare un tributo enorme in termini di posti di lavoro e di aumento di povertà. Quindi c'è veramente da tirarsi sulle maniche, ognuno, a prescindere dall'orientamento politico o sindacale, deve cooperare per far sì che questa città si rimetta in piedi. Quindi confronto e collaborazione anche con il sindacato in primis, quello che si cerca nel nuovo sindaco, non c'è stato forse prima? Poco. Devo dire poco, confronto col sindacato, perché ovviamente noi siamo un soggetto di parte, non abbiamo la pretesa di rappresentare la comunità intera, cerchiamo nel bene e nel male di rappresentare lavoratori, giovani precari, disoccupati, pensionati, migranti, questo sì, vogliamo farlo con richieste precise e vorremmo che qui si rompesse ciò che è di moda oggi in questa nazione, dove va un uomo solo al comando, no, ognuno, ripeto, con le sue specifiche competenze e missioni, comunque sia, deve essere in condizioni di contribuire a far sì che questo paese si rimetta in piedi.